L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti. Ingiustificato, ma questo chiaramente è la mia valutazione perché noi non sappiamo poi, c'è stata poca chiarezza la realtà dei fatti, qual è Levi e i tifosi del Tottenham Head Office. Questo riguarda chissà che cosa, allora riguarda diciamo la panchina di Gattuso per quanto riguarda il Tottenham. È saltato, Gattuso non andrà al Tottenham perché si parla di problematiche del passato. Allora, ve le elenco pian piano. Una è uno scontro di gioco del 2013 fra questo Levi, che credo sia un dirigente del Tottenham, e Gattuso. Gattuso fu squalificato perché da un contrasto di gioco schizzò verso la panchina del Tottenham e arrivò quasi a prendere il collo il dirigente del Tottenham. Signori, Gattuso in quell'occasione ha pagato, ha detto ho sbagliato, è stato squalificato. Il gesto magari è poco piacevole, signori, ma in quella che è la transagonistica, secondo voi una persona, non solo Gattuso, perché dobbiamo per forza parlare di Gattuso, chiunque impazzisce in quel momento, tra virgolette, in modo metaforico, no? E ha un gesto poco piacevole, una testata, un morso e via discorrendo, poi ripeto, gli organi competenti squalificano, ok. Meno che non è così grave, per cui uno ha una squalifica più lunga, però fece le sue belle già squalifiche e finì. Le vise le legate al dito, quello per me non è tanto comprensibile, lo vedo, perciò dico ingiustificato Levi e tifoso del Tottenham, vorrei spiegare anche perché tifoso del Tottenham. Perché, voglio dire, episodio del 2013, siamo nel oltre il 2020, siamo 7-8 anni dopo ancora a parlare di uno scontro di gioco. Signori, ma il calcio, voglio dire, non è uno sport per le ballerine, quindi credo che quello scontro di gioco, magari non in modo così acceso, però fondamentalmente credo che insomma non sia da annoverare come possibile potenziale possibilità di non, del non arrivo di Gattuso. Accuse pesanti e razzisti omofobo. Questo è un po' pesante perché si dice dichiarazioni che tra l'altro non sapevo manco esistessero. Allora, per me il matrimonio in chiesa tra uomo e donna. Signori, io penso che delle frasi vadano snocciolate, perché poi tanti di noi che sono cresciuti in certo modo pensano, possono pensare. È un pensiero, non è detto che poi debba per forza nascondere chissà che cosa, perché questo ci hanno insegnato anche la Chiesa Cattolica e quant'altro, che il matrimonio in chiesa tra uomo e donna. Poi io non ho problemi a magari creare nel mio cervello una modulazione, una variante, e quindi ci possono essere uomini, uomini, donne, donne e via discorrendo, vabbè, quindi non è un grosso problema da questo punto di vista. Che cosa succede? Quindi non è che siamo canonici bacchettoni, abbiamo un nostro pensiero, magari non dico necessariamente strutturato, forse Gattuso è un po' più strutturato, però io credo nella buona fede di Gattuso. Altre valutazioni, le donne non credo possano stare al potere verticale del passato. Ci sono passati tanti anni, ma mi sembra che sia andato a elencare una serie di valutazioni, di dichiarazioni di Gattuso, per cui è stato detto sessista, omofobo, bla 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 bla. Io credo che potenzialmente tutto va a incentrare su quello scontro di gioco, su quella semirissa, chiamatela voi via discorrendo. E io penso che un allenatore non va in un posto perché magari ha avuto un problema di quella tipologia. Su altre valutazioni di Gattuso non è che ci posso mettere totalmente la mano sul fuoco, perché Gattuso non è mio padre, non è mio fratello. Però vi dico che conoscendo il personaggio non lo vedo una persona cattiva, non è un esaltato, non è un buffone, non è uno che giudica, non lo vedo uno che punta il dito. Io credo che si sia molto, diciamo, buttato acqua sul fuoco, si sia molto amplificata questa situazione che ha riguardato Gattuso. E ripeto, a me è un gran dispiacere che lui non possa andare al Tottenham, lì come con qualunque allenatore italiano che magari non alleni in Italia, che possa andare all'estero. Quindi io penso che Levi poteva tranquillamente tenere i toni bassi oppure non ricordare l'episodio di 50 anni fa, perché secondo me è ridicolo. Sulle altre valutazioni posso anche parzialmente essere d'accordo se sono reali, perché non posso mai del tutto sapere, ma sulla situazione di Levi secondo me non sta in cielo intero, è ridicola, signori, ridicola, è stupida, incomprensibile quant'altro, che gli scontri di gioco lo sappiamo come funziona il calcio. Se il calcio, signore, se poi è la danza classica è un'altra cosa. Ripeto, molto dispiaciuto perché, ripeto, un allenatore non può andare lì per delle valutazioni, dichiarazioni di qualche anno prima, e non è del tutto, non siamo sicuri che siano del tutto vere, perché magari possono essere anche strumentalizzati o strumentalizzabili da chi che sia. Quindi si dovrebbe fare un pochettino di chiarezza su questa situazione che io penso che sia tremendamente spiacevole un po' per tutti. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.